Un senzatetto sordo, in una notte tempestosa, salva una ragazza da un tentativo di violenza. Ad un certo punto, dalla schiena della ragazza fuoriescono delle ali. Il nostro protagonista guarda incredulo. Che cosa sta succedendo? Con un sacchetto in mano mi aiutava, diciamo, era più... Ah, perfetto, bellissimo. Dai, bomba! Bravi, grandissimi. È un progetto che in realtà nasce molti anni fa. Abbiamo riesumato l'idea lo scorso anno in occasione dell'apertura del bando del nuovo Emaie 2019. A tutti gli effetti Intolerance è un prodotto di genere, parte in bianco e nero come un film d'autore, totalmente muto, il punto di vista è quello di lui, questo barbone sordo, e a un certo punto il corto diventa un fantasy. Con le ali realizzate in VFX da Nicola Sganga, che tra l'altro ha partecipato al racconto dei racconti vincendo appunto il Davide Donatello. La lingua, diciamo, principale di Intolerance è la LIS, quindi la lingua appunto dei sordi, e abbiamo avuto modo quindi di conoscere questo mondo, questa comunità molto 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 interessante, affascinante. Abbiamo capito che c'è proprio una vera e propria cultura. Sono le 8 del mattino, sporcato, si preannuncia una giornata bomba, stancante. E domani ci sarà pioggia, effetti speciali. Guarda queste facce riposate. Mi sono ritrovato per la prima volta ad organizzare un set di 40 persone, oltre 40 persone, con mezzi pesanti, macchina della pioggia, effetti visivi, effetti speciali. E già dalla preproduzione, ecco, è stato un grosso impegno. Allora, il carrello è piazzato. Sì. La macchina della pioggia pure. Per la nostra produzione è molto importante affrontare temi di questo genere e raccontarli nella forma del cortometraggio. Soprattutto il nostro obiettivo era quello di interagire con la comunità dei sordi, che non soltanto ci ha aiutato nello sviluppo e nella produzione sul set e nel training degli attori, ma che appunto potesse anche essere una delle principali destinatarie del progetto. Questo corto per me è stata un'esperienza meravigliosa, la parte più bella di interpretare un personaggio sordo. Sicuramente entrare nei panni di una persona che non può sentire è un'esperienza veramente, veramente profonda. Il nostro lavoro concentra un po' la vicenda raccontando un uomo ai margini che però ha un incontro incredibile, qualcosa di simile a un dark fantasy. Per un attore credo che sia un'opportunità di entrare in un mondo che bene o male ti sfiora. Nonostante tutto abbiamo finito in tempo e per me questo è il mio più grande vanto.